Buongiorno a tutti dallo staff della Certosa e del Museo di San Martino e dal servizio educativo. Oggi vogliamo parlarvi di una delle opere più importanti e più rappresentative tra quelle conservate nelle ricche collezioni del museo, ossia della Tavola Strozzi. Gli storici dell'arte hanno a lungo dibattuto su chi fosse l'autore, sulla funzione e sulla scena rappresentata nell'opera. Rinvenuta all'inizio del Novecento a Palazzo Strozzi a Firenze, da cui il nome, è generalmente datata agli anni 70 del 1400 e probabilmente fungeva da pannello decorativo per una testiera di un letto. Su chi l'abbia dipinta ad oggi prevale il nome di Francesco Rosselli, noto per una rappresentazione di Firenze, ma al riguardo non vi è alcuna certezza. La tavola lignea rettangolare raffigura la città di Napoli vista dal mare, ossia dal punto di vista privilegiato per ammirare la bellezza e la grandezza e monumentalità della città. Sono rappresentati tutti i principali monumenti e le emergenze architettoniche. Nel porto fa il suo trionfale ingresso, a ridosso del Castelnuovo e degli Arsenali, costeggiando la perduta Torre di San Vincenzo e il vecchio faro, la flotta aragonese, con i suoi vessilli ben issati, di ritorno dalla vittoriosa battaglia di Ischia contro Giovanni d'Angiò, che aveva cercato di strappare il regno a Ferrante d'Aragona. Tra la fitta schiera di case e fabbricati, racchiusi tra le mura cittadine, emergono i principali monumenti d'età angioina. In particolare possiamo ammirare la cattedrale nella sua forma gotica, la basilica di San Lorenzo Maggiore, il complesso conventuale di Santa Maria la Nova con il suo campanile svettante e la mole iconica del convento di Santa Chiara. In lontananza, sulla collina verdeggiante disabitata, si stagliano il forte di Sant'Elmo, ancora nella sua primitiva forma, e la sottostante certosa di San Martino. Molto si è discusso se sia una riproduzione fedele al millimetro della città rinascimentale. Più probabilmente si tratta di una veduta ideale e trionfale della capitale del Regno di Napoli, atta ad omaggiare la dinastia aragonese che rese Napoli un centro artistico e culturale tra i più importanti d'Europa.